Amici di YouTube, ben trovati in questo nuovo video. Questa sera parleremo delle uscite in edicola di Diabolik di ottobre 2022. Infatti, proprio questa mattina è uscito l'inedito numero 908, Prossimi alla fine. Ma prima di presentarli, voglio sponsorizzare un giovane YouTuber. È un ragazzo che parla dei fumetti di Diabolik. Si chiama Leonardo Fiorenzano. Leonardo Fiorenzano Fayad ha 16 video all'attivo e 6 iscritti. Mi sono iscritto anch'io perché mi ricordo un po' i miei nipoti che anche loro hanno un canale YouTube. Bene, allora, come dicevo, prossimi alla fine. E la seconda parte della storia che si sviluppa in tre albi. Infatti, il mese scorso abbiamo visto l'inizio della fine, poi ci sarà, è uscito già in edicola, Prossimi alla fine, mentre a novembre 2022, con i 60 anni di Diabolik, ci sarà la terza parte, che vi farò vedere adesso la copertina. Tutto ha una fine. Eccola. L'idea di sviluppare la storia in tre parti è stata ottima, però c'è sempre questa attesa, perché per leggere il finale bisogna aspettare circa 2 mesi. Infatti, il mese scorso ho letto la prima parte, questa mattina ho letto la seconda. E fra un mese ci sarà il finale di questa lunga avventura. Il soggetto è di Mario Gomboli, da un'idea di Alfredo Castelli. La sceneggiatura è di Tito Faraci e i disegni sono di Riccardo Nunziati. La copertina è di Matteo Buffagni. Vediamo un po' le trame di questa storia così lunga. L'inizio della fine, quindi dobbiamo leggere la trama nell'albo precedente. Il colpo è fallito e non c'è una seconda occasione. Tanto vale andare in vacanza, suggerisce Eva. Sembra una buona idea, ma avrà una drammatica e imprevedibile conseguenza. Questa era la trama prima che iniziasse l'inizio della fine. L'annuncio della morte di Diabolik sconvolge Jingo, che si reca a Capo Mar per fare chiarezza sull'accaduto, ma le autorità locali non collaborano, anzi sembrano voler nascondere la verità. Questa è la trama di Prossimi alla fine, l'inedito che è uscito questa mattina, accompagnato dal calendario con i 12 mesi del 2023. Dietro ci sono raffigurate tutte le tavole dei mesi del prossimo anno, che poi del calendario parleremo in un video a parte. In questa storia vediamo Diabolik sul tavolo dell'orbitorio, pronto per essere cremato. Dietro c'è una guardia giurata del carcere di questa Repubblica, Capo Mar, dove si è svolta questa avventura di Diabolik ed Eva. Nel retrocopertina abbiamo Eva. Nell'albo precedente c'era Jinko. Penso che sicuramente nella terza parte ci sarà Diabolik. In questa storia Diabolik ed Eva non compaiono. Il protagonista principale assoluto di questa storia è Jinko, che si reca a Capo Mar per fare chiarezza sulla morte di Diabolik ed Eva. Sicuramente ci sarà un finale a sorpresa, che io principalmente aspetto con ansia di sapere il finale di questa storia. Questa è la press page. Poi dietro c'è anche la pubblicità del prossimo grande Diabolik a colori, e in regalo ci sarà anche un albetto.
Come questo Alberto sarà anche il regalo nella terza parte di questa storia nel mese di ottobre. Bene, proseguiamo con l'uscita di Diabolik del 10 ottobre. Il titolo è Come Diabolik. Si vedono gli occhi e il pugnale di Diabolik. Il retrocopertina è dedicato a Eva Kent. Questo è uscito per la prima volta il 1º giugno del, vediamo un po', del 2008, quindi dopo 14 anni lo troveremo nella ristampa R. Mentre il 20 ottobre ci sarà l'imboscata. Questo è uscito per la prima volta il 18 luglio del 1971, quindi dopo 43 anni, anzi del 77, scusate. Quindi dopo 45 anni lo troveremo nella ristampa Swiss. E infatti facevo meglio a leggere direttamente sul retrocopertina, 18 luglio 77. In copertina c'è Diabolik e c'è Ginko dietro di lui che appunto gli ha preparato un'imboscata. Nel retrocopertina c'è Elsa. Poi, per quelli che seguono la collana anastatica, martedì scorso è uscito il numero 91 della collana anastatica con l'albo La maschera dell'assassino. Mentre la settimana prossima troveremo l'uscita numero 92, Tragedia sul mare. Bene amici, se questo video vi è piaciuto, fate pure i vostri commenti, mettete un like. E per essere sempre aggiornati delle uscite di Diabolik in edicola, iscrivetevi a questo canale. Nicola Corvino augura a tutti una buona serata e a risentirci e arrivederci al prossimo video. Buon weekend a tutti!